Nell'epoca vittoriana la piaga della povertà è particolarmente estesa. A Londra i poveri sono talmente tanti che hanno difficoltà a trovare un posto per dormire. Si accalcano uno vicino all'altro in spazi ridottissimi. Lo sfruttamento del lavoro è all'ordine del giorno. Non vengono di certo risparmiati i bambini che, pagati pochissimo e senza nessun tipo di sicurezza, grazie alle loro ridotte dimensioni, vengono impiegati nelle miniere, come spazzacamini o nelle fabbriche per poter raggiungere parti sotto i macchinari. C'è chi da tutto questo ne ha saputo trarre un grande ricavo. Tra questi i Norton, con le loro industrie tessili, dove gli operai lavoravano giorno e notte per quasi nulla, erano diventati una tra le famiglie più facoltose e prestigiose dell'epoca. Le loro conoscenze vantavano i personaggi più altolocati ed erano i benvenuti anche nella casa reale. Ricchi, facoltosi, influenti, erano inseriti nei livelli più alti della società e tutto per loro sembrava andare bene. L'unico problema familiare era legato alla salute, visto che erano tutti predisposti alla malattia di Lyme. Un edilio che viene spezzato da un crimine. Nel 1886, in uno scantinato di una fabbrica dei Norton, viene ritrovato il corpo di un bambino di 9 anni senza vita. Era uno dei tanti piccoli sfruttati nelle loro industrie. I giornali riportano la notizia addossando la colpa del delitto al proprietario, Roy Norton. Le persone cominciano a testimoniare strani atteggiamenti dell'uomo nei confronti di bambini e non soltanto, anche nei confronti dei propri figli. La reputazione dei Norton è ovviamente distrutta. La famiglia, ormai lontana dall'aristocrazia e dalla vita di corte, comincia a essere indicata dal popolo come la famiglia del diavolo. Per tutti, loro erano dediti alla magia nera e facevano parte di una setta.
Ad alimentare questa credenza anche il fatto che per la deformità del loro viso, portata dalla malattia che vi ho detto prima, la famiglia portava delle maschere che la rendevano particolarmente inquietante. Poi, nella famiglia erano morte 6 persone e si diceva che erano tutte possedute da entità maligne. La storia più nota è quella della zia che un giorno è scesa di casa senza cambiarsi e per strada ha cominciato a parlare della sua possessione e di insetti che sentiva nella testa. Aveva portato con sé delle forbici e ha cominciato a colpirsi fino a morire. A conferma di tutto abbiamo degli agenti che in borghese hanno trovato la famiglia mentre celebrava una messa nera in una casa di loro proprietà in campagna. Anche se non sappiamo quale sia, c'è un punto del nostro racconto dove finisce la realtà e inizia la leggenda. A Londra oggi è possibile visitare la tomba monumentale dei Norton, che è considerata anche una delle aree più attive nel mondo dei fenomeni paranormali. Se il video ti è piaciuto, lascia like, iscriviti al canale e condividi con gli amici. Noi ci vediamo ad un prossimo video.